C'è Mourinho in cima ai desideri Portogallo del dopo Fernando Santos. C'è José Mourinho in cima ai sogni del Portogallo per la successione di Fernando Santos sulla panchina della nazionale. A parlare del divorzio in arrivo tra la selezione lusitana e il tecnico 68enne Iabola, che parla di un accordo in divenire per la rescissione consensuale del contratto. A complicare la pista che porta la federazione portoghese allo Special One e il suo investimento nel progetto Roma, non solo il contratto da 7 milioni di euro che lega al club giallorosso fino al 2024, con l'intenzione di prolungare al 2025, ma anche la programmazione intrapresa insieme che ha portato, tra l'altro, alla vittoria della Conference League e all'arrivo di Paulo Dybala. Per questo il Portogallo tiene calde anche le piste alternative che portano a Paulo Fonseca, allenatore del Lille e anche lui ex tecnico giallorosso, e il mister dell'Under 21 lusitana Rui Orbe. Fernando Santos è arrivato sulla panchina del Portogallo del 2014, e la sua gestione comunque in scia alla semifinale europea 2012 ma iniziata dopo il flop al mondiale in Brasile con l'eliminazione al primo turno e coincisa con l'europeo vinto nel 2016. Oltre al terzo posto nella Confederations Cup 2017 e alla Nations League 2018-19. Al campionato del mondo però non è andato oltre i quarti di Qatar 2022, eliminato per mano della sorpresa Marocco, nel 2018 in Russia era uscito agli ottavi con l'Uruguay. In coincidenza con gli ultimi anni ruggenti di Cristiano Ronaldo, il ricambio generazionale passa dalla maturità di Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Con la nuova ondata in rampa di lancio, da Rafa Leao a Joao Felix e Diogo Costa.